amici, nuova puntata della classifica Best Of! E volete sapere quali sono i migliori giochi rilasciati su il 16-bit numero 1 al mondo? Non il Mega Drive, ma il fantastico Neo Geo S! O MVS, tanto i giochi sono praticamente identici. Ma vi confesso una cosa, cercare di metterne solo una decina in questa console non è stato facile. Sapete perché? Ci sono tanti giochi uguali, alcuni che sono buoni, alcuni che sono discreti, ma vi dico soltanto che trovarli ci sono riuscito. E vi dico soltanto una cosa a tutti gli appassionati: se siete grandi appassionati di questa console, non odiatemi se venite a ciularmela, allora vi capiterà qualcosa di spiacevole a voi. Via! Allora, il Neo Geo S. Quanti di voi lo ricordate? Forse non tanti, ma vi ricordate la MVS. Ma non vi preoccupate, sono lo stesso identico sistema e quasi tutti i giochi sono stati rilasciati su entrambi i sistemi. Ma vi siete mai chiesti quali siano i 10 migliori giochi rilasciati su questa console? Non è stato facile scegliere, ma vi confesso che cercando di mettere in questa classifica i migliori giochi, beh, vi dico soltanto che c'è il meglio del meglio. E partiamo dalla 10. King of Fighters 99. Allora, King of Fighters sappiamo che è iniziata la saga nel 94, poi ha continuato per molti anni. Certo, molti di voi potrebbero pensare diversamente che non è questo il migliore, ma io ritengo che secondo me il 99 è l'essenza della saga. È bello veloce, bello frenetico, tanti personaggi, grafica da paura e gameplay immortale. Certo, c'è anche il 98 e il 97, ma sono praticamente identici. Alla 9 abbiamo Samurai Showdown 3. Allora, molti di voi conosceranno i primi due, ma il 3 forse è anche uno dei migliori della saga. Certo, ci sono anche addirittura i successivi, il 4 e il 5, ma sono usciti in un periodo in cui ormai la console non se la filava più nessuno e sono quasi miglioramenti, copia e incolla dei primi tre, però non sono da buttare, ma il 3 è secondo me l'essenza della saga. Alla posizione 8 abbiamo Fatal Fury Special. Allora, questo picchiaduro della SNK sarebbe il terzo capitolo ufficiale della serie di Fatal Fury e non presenta grandi qualità. Presenta molti più personaggi, un gameplay picchiaduro frenetico e sembra quasi King of Fighters, solo che qua si gioca con un solo personaggio alla volta. E alla posizione 7 abbiamo Last Blade 2. Allora, se vi ricordate Samurai Showdown 3, Last Blade è molto simile, sembra quasi un suo clone. E in effetti, il gioco gli assomiglia tanto, si combatte con armi bianche, si combatte contro cattivi cazzuti, abbastanza. E si può dire che non è proprio da buttare. Certo, forse non è il più conosciuto, però si può provare a giocare. Al prossimo abbiamo Art of Fighting 2, altro picchiaduro. E vi dico una cosa, di Art of Fighting io volevo mettere il 3, ma non a tutti è piaciuto perché presentava un gameplay un po' diverso e forse un po' meno frenetico rispetto al secondo, che infatti contiene tanti personaggi, un gameplay ben studiato e frenesia a non finire. E al prossimo abbiamo un altro picchiaduro, King of the Monsters 2. Allora, questa volta in questo gioco non è che picchiamo in un'arena, anzi siamo un mostro, semplicemente dobbiamo distruggere altri mostri, ma allo stesso tempo sfasciare anche intere città. Chi è che ha voluto sognare di essere un novello Godzilla? A chiunque! E questo gioco vi confesso che, nonostante sia uno dei titoli fatti a basso costo per la console stessa, è un titolo che vale veramente tanto e non ce ne sono tanti di titoli con questo tipo di gameplay. Ditemene uno e forse vi crederò. Al prossimo abbiamo Puzzle Bobble, sì, quel classico della Taito. Allora, tutti voi conoscerete Bubble Bobble che è platform, questo invece è semplice. Sparate le bolle verso l'alto e dovete farle cadere prima che scada il tempo e anzi prima che il piano cada verso di voi. Questa è l'unica versione esistente per MVS, ma forse dicono che è stato convertito anche per la S.
E al prossimo abbiamo Sengoku 2, altro picchiaduro. È un gioco che non è proprio da buttare, carino, semplice, immediato, ma divertente, qua sembra quasi un Samurai Showdown 3 o un Last Blade. Ma la prossima abbiamo Metal Slug 3. Allora, qua è uno dei pochi casi in cui i giochi run and gun sono veramente pazzeschi e questo gioco, secondo tanti, è l'essenza migliore della saga. Allora, tutti voi forse conoscete il primo, che ha segnato l'inizio della leggenda, però il problema è che c'erano alcuni momenti che erano un po' inutili. Poi c'è il 2 che ha portato miglioramenti pazzeschi, ma aveva problemi, rallentava. Poi c'era l'X che era un capitolo quasi inutile. Il 3 invece rappresenta il punto migliore di ironia, divertimento e sangue mai visto in un gioco d'azione come questo. E alla posizione 1 abbiamo Blazing Star. Questo è uno shooter, ma non è uno shooter qualsiasi, sembra un pochino Poolstar a vedere così. Ma se lo guardate per bene, ha un'anima tutta sua. Spaccate tutto. Poi le ambientazioni, se le vedete bene, sembrano quasi fatte in 3D. E non è una PlayStation. Siamo sul Neo Geo. Infatti qua siamo in un periodo in cui ormai Neo Geo era quasi alla fine vita. E alla posizione 0, che vi ho messo? Garou, Mark of the Wolves. Allora, questo gioco è un altro picchiaduro, sembra un po' King of Fighters 99, solo che qua si combatte con un solo personaggio, ma ha personaggi originali, cazzuti e come, e non annoia mai. Certo, questa è la classifica, forse molti di voi si aspettavano Neo Drift Out, o forse Neo Turf Master, o forse qualche altro gioco, ma il fatto è che qua su questa console trovare dei giochi veramente validi e stilare una classifica non è facile. Qua in questa console abbondano solo picchiaduro e qualche run and gun e basta, niente di più. Il mio consiglio è di ripescate il Neo Geo, AS o MVS che sia, ma divertitevi a giocare con questi giochi che giocavate tantissimo in sala giochi. Vi aspetto domani!